Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con la bufera che ha travolto la Juventus. Dopo le dimissioni di Agnelli, il commercialista Gianluca Ferrero verrà nominato nuovo presidente. Ora i PM potrebbero rinunciare all'appello per l'interdizione delle cariche societarie per i vertici del club. Intanto la Procura federale della FIGC, che aveva già assolto i bianconeri per il caso plusvalenza, ha aperto un nuovo fascicolo per le manovre stipendi. Si rischia, qualora si arrivasse in ambito sportivo, un nuovo processo, più probabile per la questione stipendi, che per le plusvalenze sarebbe un'ammenda o un'ammenda e punti di penalizzazione. Resta il rammarico per i tanti appassionati, anche celebri, che si chiuda con un'inchiesta, un ciclo con Andrea Agnelli presidente, che è stato il più vincente della storia bianconera con 19 titoli in 12 stagioni, proprio come accadde con Calciopoli. Il Torino FC sosterrà un periodo di lavoro in Spagna, a San Pedro, dall'8 al 17 dicembre, in preparazione della seconda parte della stagione che riprenderà il 4 gennaio con la partita contro l'Hellas Verona. Oltre agli allenamenti verranno anche disputati due test amichevoli contro formazioni che militano in Liga, il massimo campionato spagnolo, il primo contro l'Espanyol il 10 dicembre, il secondo contro l'Almeria venerdì 16 dicembre. Si lavora a pieno ritmo sulla pista Candard Agnelli di Sestri R. Finalmente fa freddo, si può produrre neve con una buona resa. Anche i mezzi battipista sono al lavoro per creare un fondo idoneo ad ospitare le discese degli atleti migliori al mondo. Sabato 10 e domenica 11 dicembre sulla pista olimpica si disputeranno il gigante e lo slalom femminile, gare valide per l'assegnazione della Coppa del Mondo. È tutto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.